dove odio fa che io porti l'amore, dove è offesa che io porti il perdono, dove è discordia che io porti l'unione, dove è dubbio che io porti la fede. Siamo all'interno della chiesa dei Santi Valentino Ilario, nel quartiere cittadino di Villanova a Viterbo, e per questo pranzo di solidarietà, ormai arrivato al quinto anno consecutivo, abbiamo voluto accogliere anche noi, come tante altre parrocchie d'Italia, l'invito del Papa, di Papa Francesco, che ha chiesto a tutte le comunità cristiane di creare e di organizzare sempre più momenti di fraternità e di amicizia verso quelle persone che vivono il disagio, la povertà al mondo d'oggi. E quindi noi abbiamo raccolto questo invito e ogni anno il 6 gennaio per la festa dell'Epifania invitiamo nella nostra chiesa tutte le persone che in qualche modo vogliono vivere un momento di fraternità in questo giorno di festa e che chiaramente vivono un momento difficoltoso della propria vita. Aiuto una donna, sapete tutte le sofferenze e tutte le sfide. Padre nostro, Tatto nostro, carissimo cielo, fie lontano per il tuo, fie in voi a tanto, fie in quella sia a tanto che non c'era la nostra comunità. Quindi a noi associate tutte le sfide, donne nostre, signorte nuove, signore nostre, le continui a tanto esercizio a nostro. Se non è luce per noi, se ne montueste del luce, a cui non è sicuro che amico, non è l'età di la figura, se non è un cammino. Parola più bella che dovremmo tutti recuperare non solo in occasione delle feste del Natale ma un po' tutto l'anno, perché fare solidarietà significa dedicare del tempo all'altro e agli altri, e quindi noi nella semplicità abbiamo deciso di unendo le forze di dedicarci completamente agli altri. Dei poveri e per i poveri, un pranzo dei poveri perché desideriamo con tutto il cuore stare vicino a chi è povero, a chi è in difficoltà, e la povertà oggi ha tante facce, non soltanto il povero che magari non ha una casa, ma anche quella famiglia giovane o in difficoltà che non riesce ad arrivare alla fine del mese a poter pagare le bollette, le utenze o altri servizi in casa. Quindi è un pranzo dei poveri dove sono invitati in modo particolare loro, e ce ne sono tanti della nostra città, della nostra provincia, e questo è bello, ma anche un pranzo per i poveri. Infatti qui sono presenti anche tante persone che in qualche modo hanno voluto manifestare la vicinanza, e quindi partecipando al pranzo con un'offerta veramente simbolica hanno potuto far sorridere tante persone bisognose. Aidons à surmonter les difficultés et les souffrances de la vie quotidienne. Et Mamie Yalla, 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 Yalla,